Ciao ragazzi, io sono Red e oh mio Dio, cos'è successo all'inquadratura? Abbiamo deciso di cambiare inquadratura. Questo sarà quello che vedrete d'ora in poi nei video. Spero che vi piaccia, abbiamo un senso di profondità più importante, un pochino più interessante. Se poi vi fa caccare, lo modificheremo ancora. Di cosa parliamo quindi oggi in questo pillole? Non l'ha messa a fuoco? Mettila a fuoco? Scope cam e perché non ve le dovete infilare nell'uloc. Nell'oluc in realtà, se doveva essere al contrario, ma non importa. Sigla che poi partiamo. Senza addentrarci sul perché, se volete riprendere le vostre kill da lontano, vi serve un obiettivo come quello che c'è montato su questa videocamera e non come quello di una GoPro, provo a spiegarvi velocemente perché serve questo tipo di videocamera per catturare i vostri pallini che volano in aria. Molto semplicemente, su ogni videocamera c'è un obiettivo, ovvero un occhio sostanzialmente che ha una determinata lunghezza focale. In questo caso la lunghezza focale dell'obiettivo che sto usando su questa videocamera è modificabile. Quindi se io adesso vado a regolarlo posso andare molto molto vicino o molto molto lontano. Se voi volete riprendere i colpi del vostro fucile e l'impatto che hanno a una distanza di 30, 40, 50 metri, avete bisogno di un obiettivo con lunghezza focale di 30 mm. Sto semplificando molto, ma fate finta che sia così. Una GoPro normalmente ha un obiettivo grandangolare, quindi intorno ai 18, come questo obiettivo qui. Se infatti io adesso andassi a sparare, volessi riprendere il pallino che va a colpire dietro la mia spalla, vi sarebbe molto difficile andare a vedere esattamente in quel punto e vedere dove va il pallino. Se io invece adesso zoomo, vi è molto più semplice capire dove sta andando un pallino che viene sparato in quella direzione. Sostanzialmente è quello che accade con questa scope cam. C'è montato infatti un obiettivo da 30 mm che vi permette di riprendere in maniera perfetta col sparati a una distanza di 30, 40, 50 metri. Ovviamente più si va in là più è difficile capire dove sta andando il pallino. Un'altra cosa essenziale se volete riprendere i vostri pallini che colpiscono l'obiettivo sono i frame. I frames sostanzialmente è quanto movimento riesce ad essere ripreso dalla videocamera. Non è assolutamente così, ma non posso addentrarmi più di tanto nelle specifiche. Sostanzialmente questa videocamera riesce ad arrivare fino a 60 frame al secondo, quindi riuscite a vedere esattamente tutta la traiettoria del pallino e metterlo anche a rallentatore, cosa essenziale se volete fare dei montaggi sick, drip, sdrogo. Sdrogo penso che non si usi da 52 anni ormai. Un'altra cosa importante è che è super semplice da utilizzare perché è già disposta e predisposta di questo bellissimo attacco che vi permette di attaccarla direttamente sul RIS senza dover montare adattatori o altro. Una volta che l'avete messa lì, questa non si sposta e siete a posto. Anche l'utilizzo è semplicissimo, avete due semplici tastini, uno per le opzioni e uno per farla partire, tutto il resto può essere regolato direttamente da telefono con l'applicazione apposta. Sotto questo sportellino, riesco ad aprirlo? Ok. Okay. Troviamo la batteria che è estraibile e un vano per metterci una mini SD. Potete quindi andarci a mettere una scheda di memoria. Una scheda di memoria, ho 35 anni e lavoro alla Decathlon. Una scheda di memoria per andare ovviamente a salvare le clip. Una cosa che vi consiglio è di comprarvi anche una batteria extra, perché indicativamente un'intera mattina di riprese ve la riesce a fare. Non ininterrotte ovviamente, ma con accendere e spegnere la videocamera nei momenti salienti. Però indicativamente dicono che dura 4 ore. Ne dura 3 se la tenete attaccata ininterrottamente, e la durata della batteria dipende anche a quanti frame state registrando e quale qualità video. Riesce a fare 1080p, quindi full HD, quindi è abbastanza buono, ve la potete cavare a fare dei gameplay anche in 720, però la qualità cala un pochino. Spero di non avervi annoiato, so che quando parlo di videocamera divento tipo pazzo e cerco di spiegare tutto e non sempre mi riesce. Spero di aver spiegato però indicativamente quei due o tre concetti essenziali. È molto semplice da utilizzare, il fuoco è molto meglio della mia videocamera perché è sempre fisso, quindi mette sempre a fuoco quella determinata distanza, e le immagini che butta fuori sono abbastanza buone anche quando non c'è tanta luce. Questa accoppiata con una GoPro in POV è veramente il top, anche perché lo utilizzo io per fare i gameplay, quindi nel senso. Se poi voleste fare una cosa incredibile potreste accoppiarla con una videocamera a 360 gradi. Questa per esempio è della Xiaomi, funziona abbastanza bene, fa delle belle clip, basta, perché sennò ci mettiamo a parlare di videocamera a 360 gradi e è problematico per me. Questo è sostanzialmente tutto quello che avevo da dirvi. Se siete interessati a vedere un pochino più nel particolare questi oggettini, li trovate linkati in descrizione, li potete prendere ovviamente sul Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, aperto tutti i giorni. Anche i festivi. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, fate un salto anche dai nostri Instagram, noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video. Stay angry!
Guarda, sto riprendendo davanti. Anzi, no, sto riprendendo dietro. Quindi dove c***o devo guardare?